Ciao Fischer. Sto la Madonna me la santa. Ah, schifosi. Allora, Fischer. Questa sera, finalmente dopo mesi, riapro. Il culo? No. Riapro l'angolo della Manola. L'angolo della Manola, come ben sapete, comunque sarà passato già questo bel pallino con tutta la playlist. È la mia prima rubrica in assoluto di questo canale, che ho aperto tipo nel 2012, no, nel 2010, 11, mi ricordo. Nel 2011, sì. Ciao amore, stai bene? Vuoi venire qui a farti salutare? Vieni, dai, vieni qua, amore mio, vuole che ti piace bene? Cretina che sta, comunque non viene, c'ha paura, quando mi vede così non viene, raga, non ho capito, non adora Manola. Comunque, stava di, è una rubrica dove siete voi a, a mandarla avanti, insomma, e però da quando è tornata, insomma, non l'ha cagata nessuno. Però l'altro giorno mi arriva una mail, praticamente l'angolo della Manola, per chi non lo sapesse, è una rubrica dove voi mi esponete i vostri problemi e io, se comunque ritengo di riuscire a farlo, vi do delle dritte. L'episodio precedente praticamente parlava di come avere il primo rapporto anale da passivo. Niente, vi leggo questa mail che mi è arrivata e poi rispondiamo insieme, e non mi sono assolutamente preparata alla risposta, quindi sarà improvvisata anche quella, ma questo è il bello dei miei video. Allora, mi scrive questa persona che mi dice: ciao Manola, premetto che ti ho scoperta da poco per via di un tuo video chiamato l'angolo della Manola. Dato che sono gay e che stavo, madonna come tesoro, però cioè, non puoi scrivere quelle cose tutte appiccicate, che stavo pensando di provare a fare il passivo, cercando informazioni sul primo rapporto anale, sono appunto capitato sul tuo video. Ti scrivo perché ho un problema con il mio ragazzo e penso che tu possa aiutarmi. Ti chiedo di restare anonimo però. Allora, dato che mi dai carta bianca sul tuo nome, io ti chiamerò Dionisio. Tu da oggi in poi sei Dionisio. Quindi Dionisio continua. Ho 26 anni e sono fidanzato con questo ragazzo da 3 anni. Da 2 però conviviamo e fin qui tutto ok. Solo che pochi giorni fa il mio ragazzo mi ha chiesto la coppia aperta. Mi sono rimasto un po' perplesso a riguardo. Premetto che lui è versatile, ma io sono solo attivo. E lui ora vorrebbe fare l'attivo, ma io non voglio proprio. Tesoro, sai che ti perdi. Poi, tra l'altro, scusate, devo un grande bello cazzo. Tra l'altro, io sono molto geloso e non credo che riuscirei a stare in coppia aperta con lui. Io, tra l'altro, no, ma scrivilo ogni tanto, tra l'altro, dimmi. Io, tra l'altro, sessualmente sono molto soddisfatto da lui e non sento il bisogno di andare con nessun altro. Solo che lui sta insistendo molto con la storia della coppia aperta e sul fatto che vuole essere attivo. Io non ho mai fatto il passivo in vita mia. Ma veramente, oh mio Dio. Io non ho fatto il passivo in vita mia e la cosa non mi eccita proprio. Ecco perché ti scrivo. Dopo aver visto il tuo video sul rapporto anale, ho pensato che potessi darmi qualche consiglio in merito. Questa situazione che mi sta... Mamma mia, un consiglio in merito a questa situazione che mi sta alquanto stressando. Però non hai messo A davanti a questa. Non so proprio cosa fare, se assecondare le sue richieste oppure no. Cosa mi consigli? Grazie in anticipo. Allora, Dionisio, io che te devo dire, ciccetto mio? Apri il culo, cioè allarga le cosce e apri il culo, tesoro mio. Cioè, partendo dal presupposto che anch'io sono prevalentemente attiva, cioè il passivo che poi piace a tutti, allarga il culo, raga, non è... io preferisco fare l'attiva, lo ammetto, però per tanti anni ho fatto la passiva e mi è piaciuto, cioè solo quella ho fatto perché non ero circondata e mi dava fastidio, insomma, infilare. Ma io non ce l'ho il pisello. Comunque vabbè, finalmente ho detto perché, qual è il motivo anatomico per il quale ho cambiato preferenza sessuale, ruolo sessuale, che cazzo dico. Comunque tesoro mio, io quello che posso dirti è di seguire i consigli che do sul video precedente dove spiego come avere il rapporto anale e aprirti analmente, in quanto in una coppia comunque va fatto tutto, va provato tutto, cioè è anche questo il bello della coppia, sperimentare nuove cose. Se non l'hai mai fatto in vita tua, come fai a dire che non ti piace? Anatomicamente piace, perché comunque a noi maschi
cioè voi maschi, scusate, va a stimolare la prostata e quindi piace, tesoro mio. E di conseguenza, ripeto, apri le cosce e anche il buco del culo e fatti minchia pettare dal tuo ragazzo. Per quanto riguarda la coppia aperta, tesoro mio, io vabbè lo posso dire, tanto ormai quel video lì non è arrivato a 100 pollici in su, non sono assolutamente d'accordo e non condivido la coppia aperta, anche se non giudico nessuno, per carità, ci mancherebbe. Però io personalmente non sono mai stata in coppia aperta, non mi è mai stato proposto, e anche se mi fosse stato proposto non avrei mai accettato, per quanto sono possessiva e gelosa io, e non riesco a condividere nulla, figuriamoci il mio fidanzato, cioè no vabbè, quindi no, non sono d'accordo. Però secondo me ti è stato richiesto dal tuo fidanzato di andare in coppia aperta semplicemente perché non si sente soddisfatto sessualmente, cioè quando vai a cercare dell'altro evidentemente non ti soddisfa quello che hai, e quindi tesoro mio, ora che comincia a piallare culo, prendi comunque le precauzioni che ti ho, che le, scusate, i consigli che ho dato nel video precedente. Non ho, cioè io nel video precedente ho consigliato di utilizzare questo lubrificante qui, però secondo me va da caso a caso, però magari per il primo rapporto andrebbe bene anche il Luan. Il Luan è un lubrificante anestetico, leggermente anestetico, che comunque oltre a lubrificare anestetizza un po' anche la parte in cui viene applicato, insomma, e quindi magari potresti provare con quello. Poi adesso non so quanto sia dotato il tuo ragazzo, però lo so, se vuoi posso anche cioè potete anche invitarmi e vi faccio vedere dal vivo come si fanno certe cose. Quindi ragazzi, sono disponibile per queste cose, ve lo dico, mi raccomando scrivetemi manola.malasanta@gmail.com. E quindi come ti chiamavi? Che Dionisio, Dionisio mio tesoro, io ritengo, almeno per quelli che sono i miei pensieri e le mie esperienze, che se si ama una persona si scende anche a compromessi, e in tutto, cioè anche nel sesso, bisogna, dato che comunque alla fine siete due maschi, non è che uno può solo prendere e l'altro può solo darlo, bisogna anche alternarsi, e anche la più passiva al mondo dopo un po' che sta con un ragazzo, con un altro ragazzo, farà l'attiva, secondo me, cioè almeno da quello che mi è stato detto anche dagli amici. E quindi tesoro, rilassati, segui, ti ripeto, i consigli che do su quel video e fidati che ti piacerà. Poi magari diventi solo passivo e mi riscrivi perché il tuo ragazzo ti ha richiesto di fare la coppia aperta perché non gli va più mettere il culo, insomma. Mi raccomando, attenti alle sgommate di merda e di acqua, pulitevi bene dentro e state molto 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 attenti a queste cose. Comunque nel video precedente spiego tutto. Quindi Dionisio, ripeto per l'ennesima volta, apri le cosce e il buco del culo e fidati tesoro mio che il piacere lo proverai, cioè non puoi dire che non ti piace se non l'hai mai provato, magari può non attirarti psicologicamente, ma fisicamente il piacere ci resta per forza, perché ripeto, stimola la prostata. Poi a meno che il tuo ragazzo non c'ha un bazooka del doppio de Sabrino, allora lì magari, non lo so, anch'io avrei qualche problemino ad aprire le chiappe, insomma. Quindi Dionisio, questi sono i consigli che mi viene da sbloccarti. Ragazzi, io volevo dirvi, se comunque volete mandare avanti anche questa rubrica, potete scrivermi sui miei social, la mail l'ho detta prima, potete scrivermi anche sulla fanpage Manola Malassanta, la fanpage è facile, ma anzi mettete il like, non rompete il cazzo, e aiutatemi comunque a mandare avanti anche questa rubrica, è carino. Poi se volete restare anonimi ve lo dite, se volete che metto il nick vostro me lo dite, raga, sono sempre molto disponibile, lo sapete. E anche su Telegram, se volete potete scrivermi, mi chiamo La Manola VIP, e anche su Instagram mi chiamo La Manola VIP. Però su Instagram, raga, non mi mandate messaggi perché mi stanno una cifra sul cazzo, i messaggi su Instagram mi indispongono, ragazzi, mi fanno nel ciclo, ve lo giuro. E niente, vi ringrazio comunque anche per i commenti che sono sempre tanti, vi ringrazio perché mi senziate i capezzoli, perché mi sborrate in faccia e perché mi squirtate in bocca. Ciao Bischè, non ci farà bene, non si leva, ve lo voglio lanciare, ecco, a schifosi!